perfino chi ha parenti nel nord, vero? Abbiamo lo stesso sangue, le stesse tradizioni. Non posso uccidere un altro americano solo perché ha un uniforme diverso. Non mi fa intendere, George. È duro per me stare qui e vedervi partire, ma non posso fare altrimenti. Non dia retta, signor Pendleton. La tavola non l'ha addobbata mia sorella. Mike! I bambini non parlano a tavola. E neanche le gitelle. Oh. Avanti, muoio dalla voglia di ascoltarti. Non vale la pena. Posso comunque dirti che sei il più bel fiore di tutte le sue. Forse concedergli il bacio, ma quanto ad impegnarmi ad attenderla, ci conosciamo appena da 3 ore. Lei parte per la guerra fra poco e quando ritornerà? È la guerra, Virginia. Ma non puoi mandare questo ragazzo alla morte. La cosa non dipende da me. Sì, invece. Oh, ritorna in te, ritorna a quello che eri. È un ufficiale, fatelo prigioniero. Su, sarà a cavallo. Perquisite la casa, forse ce ne sono degli altri. Io invece devo dirti che sei un vigliacco. Virginia, un vigliacco. Non dire così. Un vigliacco, un vigliacco. Te lo do per 50 bigliettoni soltanto, perché ho bisogno di soldi e non posso incassarlo. Milione, eh? Vattene, nonnino, questa è una prigione, non un manicomio. Otto! Capisco la sua sorpresa nel ricevere questo, ma le assicuro che è un mio assegno per $1.000.000. Senti, nonnino, stai interrompendo una partita importantissima. Avanti, fila, fila! Signor Brown, che c'è? Ah, è diventato matto! Allora, se non è contento dei suoi collaboratori, signor Kidd, potrebbe fare un lascito maggiore a qualcuno dei suoi parenti. Parenti? Ah, serpenti! Basta guardarli, sono come avvoltoi che aspettano impazienti la morte della vecchia belva. Ha ragione, la firma è falsa. Parlando con Smith, quel lurido fabbricante di tombe, sì. Vada di non comprare una delle sue pietre tombali. No. Se no lo perseguiterò anche dopo morto. Sì, e anche te. Tieni, $1.000.000 è un assegno buono. Tienlo finché non pago. Ma lasciami dormire. $1.000.000, vero? Sì, puoi restare. È servito a qualcosa finalmente. Poi anche per idea. Siamo senza soldi, questo è tutto. Ma avete voluto giocare a palla lo stesso. Ma non si è colpito niente. Ecco, voi marinai siete ragazzi in gamba, eh? Ehi, non mi piace che la gente mi tocchi. Guarda che bella ragazza. Ecco, Henry, non voglio rimproverarti,
ma desidero ti renda conto che sei un lurido verme. Cosa? Tu lo sai, vero? Voglio la tua paga, dammi la tua paga, tesoro, dammi la tua paga. Ah, basta, finiscila, è già abbastanza difficile, no? Ma non vedi che ti sto aiutando? È Jean, tuo fratello, l'ha sposata Fortier durante il viaggio. Sposatela tu adesso, se ci riesci. È arrivata, eh? Sì, e prima la sposa.